Bentornati su Viaggio col Tubo e alla nostra Top 100 australiana, 11° episodio. Ci siamo finalmente cambiati perché dopo altri 5 giorni, insomma, i vestiti iniziavano un po' a puzzare e siamo pronti ad andare avanti con la nostra lista. Ovviamente dello scorso episodio la nostra cosa preferita, l'avrete capito tutti, è stato nuotare con leoni marini e delfini. Il tema di oggi è le isole. Allora, io direi di iniziare da un'isola che non abbiamo visto, Kangaroo Island, dove ovviamente ci sono tantissimi canguri, potete vedere leoni marini, ci sono delle belle formazioni rocciose, dei bei paesaggi, e noi ci saremmo sicuramente andati se non fosse stata così costosa e se non avessimo già visto tutte queste cose in altri posti intorno all'Australia. Un'isola che sicuramente però abbiamo visto e molto apprezzato è Marie Island in Tasmania, quindi un'isola nell'isola. È stata bellissima la Painted Cliff, bellissimo anche e un po' pauroso arrampicarsi su Bishop and Clerke per vedere tutta l'isola. Bellissimo anche vedere tanti animali come wombat e il diavolo della Tasmania. Un po' meno divertente è stato dormire nell'ex carcere, e non tanto perché era un ex carcere, quanto perché faceva davvero un sacco freddo e perché c'erano fuori i diavoli della Tasmania che urlavano e sembrano tipo... Sì, sembrano davvero indemoniati. Sì, tipo i Nazgûl del Signore degli Anelli. Stiamo parlando di isole, ma perché non trattare anche di un'isola nel deserto? Infatti il West MacDonald National Park è proprio un'oasi vicino ad Alice Springs. E qui ci sono delle gole fantastiche piene di acqua gelata. Davvero non sappiamo come faccia ad essere così fredda, visto che è in mezzo al deserto e fa caldissimo, ma l'acqua è gelata. Abbiamo credo rischiato l'ipotermia facendo il bagno lì dentro. E l'ultima isola di oggi è Magnetic Island, un'isola a largo di Townsville, e ci sono un sacco di cose carine, ma soprattutto la corsa dei rospi che si tiene una volta a settimana all'Hotel Arcadia. Io avevo infatti già parlato dei koala, abbiamo fatto anche snorkeling, ma la cosa che più ci ha stupito di quest'isola è appunto scommettere su il tuo rospo sperando che esca per primo dal cerchio. E con quest'isola abbiamo terminato l'argomento di oggi. Domani continueremo a parlarvi di festival un po' particolari, ma nel frattempo fate sapere quale delle quattro isole vi è piaciuta di più. Aspettiamo il vostro responso nei commenti, domani vi diremo il nostro e ci vediamo appunto domani.